Nella tabella valori notevoli, fino adesso, abbiamo visto i valori di sen, cos e anche tangente in due situazioni semplificate, che sono, vabbè, i quattro angoli principali, 0, 90, 180, 270, oppure alcuni angoli notevoli all'interno del primo quadrante, quindi 30, 45 e 60. In realtà è possibile, con ragionamenti abbastanza semplici, andare a trovare angoli notevoli anche all'interno degli altri quadranti. Solo che non è conveniente allungare la tabella di valori notevoli e farne venire fuori altri 9 oltre a quelli che già ci sono. Implicherebbe uno spreco di memoria con un aumento di rischio di dimenticanze o errori di segno o di valore. Sono già tante quelle che ci sono già nella tabella. Invece ci si arriva facilmente con dei ragionamenti che vanno sotto il nome di archi associati. Cosa vuol dire archi associati? Vuol dire che in effetti qualsiasi altro valore, chiamiamolo notevole, nell'altro quadrante, immaginiamo un angolo che sia a 30 gradi di distanza dal 270, un angolo di 240 che, partendo da qua, implica finire qua ed ottenere un triangolino di sen e cos come questo. Questo, come tutti gli altri qui in mezzo, sono in qualche modo associati a quelli che conosco già. Per esempio, questo qui, questo 240, è associato al suo, diciamo, opposto rispetto all'origine, che è il 60 gradi, pi greco terzi. E così qualunque altro, c'è sempre un'associazione tra i valori tra i valori degli angoli notevoli negli altri quadranti con gli angoli notevoli che abbiamo studiato nella famosa tabella. Vediamoli adesso uno per uno. Sono soltanto tre i casi, sono quello di più o meno pi greco, cioè più o meno mezzo giro, che è quello che abbiamo visto prima, quando rispetto a un angolo io ho mezzo giro di differenza, quanto valgono sen e cos, e quello in cui si somma o si toglie 90 gradi, che è un altro.